Signor Harnoncourt, è giunto l'ultimo di questi 10 interessantissimi giorni che, devo proprio dirlo, abbiamo trascorso nella migliore compagnia, col Concentus Musicus, con lei e soprattutto con un'assoluta dedizione a Bach e alla sua musica. Siamo giunti alla registrazione del 6° concerto brandeburghese. Si tratta veramente dell'ultimo. Si conosce la successione della composizione, oppure la numerazione dipende solo dalla catalogazione delle opere di Bach? No, la numerazione è opera dell'autore. I concerti brandeburghesi non sono stati composti come serie di opere, sono una sorta di campionario delle capacità del compositore. Si pensa che a Köthen Bach, in qualità di maestro di cappella di corte profano, abbia scritto innumerevoli concerti strumentali, ma noi riteniamo che molti di questi siano andati perduti e che i concerti più diversi che si possano immaginare, i 6 concerti più diversi, siano stati raccolti in un manoscritto di bella copia e dedicati al Margravio di Magdeburgo. Questo manoscritto che ci è pervenuto riporta questo concerto come ultimo della serie e pertanto viene chiamato 6° concerto brandeburghese. Certo, è possibile che si tratti del primo concerto che Bach ha composto a Köthen. I musicologi lo definiscono anche come quello più legato al passato, il più tradizionale. Io non sono di questa opinione, ci tengo a dirlo, ma per la musicologia ufficiale, il 6° concerto brandeburghese è quello più tradizionale. Dei 6 concerti brandeburghesi, 2 sono per strumenti ad arco. Lei ha già detto che in questa sede abbiamo a che fare con altri strumenti ad arco. Possiamo brevemente presentarli? Sì, credo che innanzitutto si debba dire cosa c'è di sensazionale in questo pezzo per quanto riguarda la strumentazione degli archi. Tutte le volte che in età barocca si è composto qualcosa per archi, si pensava al violino, l'estroverso strumento solista italiano, oppure alla viola da gamba, l'introverso strumento solista inglese o francese. Però è rivoluzionario il fatto di comporre un concerto per lo strumento più proletario, la viola, alla quale viene solitamente affidata una voce media senza farle mai eseguire una solo. È rivoluzionario il fatto che adesso, in questo concerto, alla viola sia attribuito il ruolo principale, mentre alla viola da gamba, lo strumento più aristocratico, lo strumento solista per eccellenza nella musica francese, sono affidati solo semplici accordi di continuo. Si tratta proprio di una rivoluzione sociale degli strumenti, anche considerando che in questo concerto si uniscono praticamente solo voci gravi, cioè viole e viole da gamba, che hanno all'incirca la stessa tonalità. Altrettanto inusuale è l'assolo del violoncello, in quanto si tratta di uno strumento da continuo. Anche il contrabbasso che fa il basso continuo insieme al violoncello è inusuale. Ciascuno dei 6 concerti brandeburghesi è unico per il suo organico. Tuttavia, secondo me, poiché stiamo parlando proprio del 6° concerto brandeburghese, devo dire che si tratta del più particolare di tutti. Forse è unico per la tonalità, almeno secondo l'impressione che se ne riceve. Lo strumento aristocratico in contrapposizione a quello plebeo. Possiamo suonare un pezzo in cui questo risulti chiaramente? Sì, direi che forse ora possiamo ascoltare alla viola da gamba un paio di battute che indichino il ruolo tradizionale della viola da gamba, in modo che si possa notare che si tratta proprio di uno strumento solista. Ecco, uno strumento molto raffinato
di cui all'epoca si era detto che potesse essere comparato soltanto alla voce nasale di un diplomatico d'alto rango. Bach fa accompagnare uno strumento così da due robuste viole. Suoniamo solo le prime battute per vedere come questa viola da gamba si trasformi, come Bach riesca a ridimensionarne drasticamente il ruolo. Su questa base ora si snoda un vero e proprio contrasto tra le due viole, che finora non avevano mai suonato una solo. Nella realtà sicuramente una delle due era suonata da Bach, che adorava suonare la viola. E si snoda quindi un contrasto impetuoso a partire dal punto chiave della battuta. In questo contrasto, lo sa anche lei, non c'è resa. Al contrario, la lotta diventa sempre più intensa per poi mitigarsi come credo non sia mai accaduto nella storia. L'inizio ci propone una lotta che diventa sempre più accesa. Le due viole si contendono il primato. Uno, due, tre, quattro, una viola dice io sono la prima, l'altra viola ribatte sono io la prima e nessuno cede. Tutto questo si snoda sulla base di questi accordi che, presi singolarmente, non hanno alcun valore ritmico, è impossibile riconoscere quale sia il primo. La lotta si svolge dunque su un terreno neutrale, ma al contempo brutale. L'intero concerto si basa su questa lotta tra viole. Le viole da gamba non partecipano assolutamente al movimento lento del concerto e in quello finale ricorre la lotta per il ritmo come tema principale. Senza dubbio ciò dipende dal fatto che entrambe le viole hanno lo stesso ritmo e suonano in contrasto con la restante orchestra. Bach fa una piccola concessione alla viola da gamba in omaggio al suo passato da solista, lasciando suonare anche ad essa il tema dell'assolo, tema che accomuna tutti e cinque gli strumenti solisti. Considerando che le viole da gamba sono gli strumenti più delicati di questa orchestra, si deduce che tutti gli altri strumenti devono suonare con una leggerezza simile a quella delle viole da gamba che determinano la dinamica di questo concerto. Suoniamo questo motivo dall'introduzione alla battuta 17, con un tempo in ottavi. Da questo semplice motivo, con cui dice una dichiarazione molto semplice, questo motivo ad un certo punto cambia e da un salto di quarta nasce un salto di settima. Questo è l'aspetto romantico della musica barocca. In questa sede si nota anche l'accompagnamento duro e ritmato che Bach risolve in un vibrato d'arco. Magari per vedere che cosa può portare uno stesso motivo in diversi momenti espressivi, possiamo riprodurre proprio l'inizio di questo punto.
Qui si ha la dimostrazione che la viola può fare molto di più del semplice accompagnamento e del continuo. Signor Harnoncourt, per riassumere tutto ciò che abbiamo fatto e ricollegarci a quest'ultimo concerto, quella che possiamo definire la sua interpretazione di Bach, che abbiamo compreso non attraverso la musica, ma attraverso i nostri colloqui con lei, si basa veramente su, come dire, un approccio alla persona di Bach dal punto di vista umano, giusto? O può darmi lei una definizione migliore? Non saprei, non ho la pretesa di reinterpretare Bach. Lei sta cercando di non rispondere. Vede, dal mio punto di vista si tratta di tutta un'altra cosa. Semplicemente, secondo me, fino al classicismo viennese, quindi fino a Beethoven, fino alla metà della produzione di Beethoven, la musica è costruita sul dialogo, sulla conversazione, che naturalmente in Bach si manifesta molto fortemente. La nostra non è un'interpretazione dell'opera, ma qualcosa che emerge dalla composizione stessa, qualcosa che noi cerchiamo di trasmettere all'ascoltatore nella maniera più naturale e comprensibile. E questo, secondo me, ma non lo so, potrebbe corrispondere proprio all'interpretazione bachiana. Probabilmente si avvicina moltissimo all'interpretazione bachiana. Direi proprio che si tratta di una scoperta, se mi permette, quasi rivoluzionaria. Perché noi siamo tutti cresciuti con una concezione della musica di Bach come qualcosa di molto vicino al ritmo, come dice lei, della macchina da cucire, senza rivelare alcuna inclinazione per il fraseggio o senza il coraggio di osare il fraseggio. Ne abbiamo parlato molto spesso. E anche dell'idea di impostare un assolo con una simile libertà, proprio come quella che abbiamo sentito in questo punto quasi romantico. Lei non potrebbe sposare la tesi secondo cui, per così dire, anche Bach in questo senso fosse un romantico? Considerando Schumann, non esiste musica che non sia romantica. Il rubato è una scoperta del barocco, non certo del romanticismo. Quando ci serviamo delle libertà del tempo composte, non utilizziamo un concetto artistico della musica barocca, bensì il linguaggio barocco proprio di quel tempo. Oggi questo viene spesso frainteso perché si pensa allo stile barocco come ad un movimento meccanico, simile a quello della macchina da cucire, cosa che io non sopporto. Si dice tra l'altro che una cosa è tanto più giusta quanto più è obiettiva. Ma una musica così passionale non vuole certo essere obiettiva. Questa proprio è una cosa impossibile. Vorrei approfondire un attimo questo concetto. Quando parliamo di un'interpretazione romantica, nel senso appena indicato, parliamo di coraggio. Coraggio di esprimere la propria soggettività per ottenere un effetto innegabile, anche a costo di non incontrare sempre il gusto del pubblico. Ma c'è di più. Attraverso questo modo di fare musica, la musica barocca viene elevata ad un livello di virtuosismo che molti di noi scoprono soltanto ora. La velocità e la brillantezza che la musica barocca richiede al musicista rende chiaro che il concetto di virtuosismo non va collegato esclusivamente a Chopin o a Liszt. All'epoca questa musica veniva suonata dai migliori virtuosisti, dai più grandi solisti del XVIII secolo come Oistrakh e altri del suo calibro, per i quali questa musica era stata composta. E sono costretto ad ammettere che noi non riusciamo mai ad avvicinarci a questo modello. Io sono convinto che le migliori esecuzioni di queste opere fossero di un virtuosismo e di uno splendore che possiamo ritrovare soltanto nell'architettura barocca. Anche in quel caso ci stupiamo di come si sia potuto costruire qualcosa di quel genere e di come sia stato possibile realizzare qualcosa di così stupendo e perfetto. Io credo che il corrispettivo sonoro di questa architettura sia la musica e che questa musica possa essere suonata soltanto in maniera grandiosa. Come abbiamo sentito, anche oggi abbiamo ottimi virtuosisti.
Sì, ma non credo che all'epoca gli artisti suonassero peggio di noi. Avevano le stesse dita che abbiamo oggi, lo stesso cervello, una formazione di gran lunga migliore rispetto a quella che abbiamo oggi, e si esercitavano sicuramente con impegno e costanza. Perché dovrebbero aver suonato il violino o la viola da gamba peggio di quanto si faccia oggi? Perché dovrebbero aver suonato peggio una musica per certi aspetti molto più difficile di quella successiva? Devono aver suonato altrettanto bene, chiaro. Signor Harnoncourt, soffermiamoci per qualche istante ancora sullo splendore barocco, per poi concludere la nostra chiacchierata, anche perché i nostri musicisti devono prepararsi ad affrontare l'ultima fatica, se così possiamo dire. Quando ho varcato la soglia di questa sala e mi ci sono addentrato pensando già alla nostra conversazione, sono rimasto colpito, ne abbiamo già parlato, dagli innumerevoli, forse troppi riferimenti al barocco italiano. Potrebbe spiegare ancora una volta, magari con maggiore precisione, la differenza tra il barocco cattolico e quello protestante? Posso soltanto dire quello che mi viene in mente. Il vero barocco è quello italiano. L'Italia ha atteso fino a che è nato il barocco. Il barocco poteva nascere soltanto in Italia. E solo i paesi che hanno saputo capire lo stile italiano, che ne avevano nostalgia, solo questi paesi hanno sviluppato una musica e un'architettura barocca. Ma la madre del barocco, la culla del barocco, è l'Italia. E tutto ciò che di barocco c'è nella musica di Bach ha subito forti influenze dal sud e pertanto è anche fortemente cattolico. Barock ist ganz stark südlich beeinflusst und ist damit auch ganz stark katholisch. Vorrei concludere chiedendole un'ultima cosa. Possiamo affermare che è quasi tragico il fatto che Bach non abbia mai visto l'Italia? Questo è rimasto il suo eterno desiderio, ma potrebbe essere stata anche la sua fortuna. No, il fatto che abbia visitato l'Italia o no non ha importanza, dato che ha sentito l'Italia, e questo gli è bastato. Per come mi immagino Bach, doveva essere felice di non allontanarsi troppo da casa sua, di non dover fare lunghi viaggi. Mi viene in mente solo un confronto con Handel. Sì, perché no, in un certo senso. In effetti, anch'io, se fossi stato Bach, non avrei viaggiato per più di 10 chilometri in tutta la mia vita. E avrei sicuramente trovato stimoli e spunti in abbondanza dalla musica portata dai viaggiatori dell'epoca. Perfetto, abbiamo sicuramente avuto modo di farci un'idea di tale abbondanza. Signor Harnoncourt, signore e signori, grazie di cuore.